Bere questo frullato ogni mattina per 2 settimane può rimuovere i rifiuti tossici che sono rimasti nel colon per giorni e migliorare la digestione, soprattutto se soffri regolarmente di gas, gonfiore. Consumare questo frullato può aiutarti a ridurre rapidamente i problemi. Ecco la ricetta. In primo luogo è necessario preparare 2 banane mature e sbucciarle. Il motivo per cui scegliamo banane mature è perché contengono fibre alimentari chiamate pectina che attirano l'acqua dall'intestino verso le feci, aiutando le feci a rimanere grandi e morbide. Questo può aiutare a migliorare il movimento delle feci attraverso il tratto digestivo, rendendo più facile fare la cacca e alleviare la stitichezza. Ora tagliare le banane a pezzi e metterle in un frullatore. Se non hai un frullatore, puoi usare un robot da cucina. Quindi preparare un avocado maturo. Tagliare avocado a metà nel senso della lunghezza e usare un coltello o un cucchiaio per raccogliere la frutta nel frullatore. Mangiare avocado ogni giorno può ottimizzare la digestione. Le ricche fibre solubili e insolubili di avocado promuovono i movimenti intestinali e mantengono pulito il colon. Ti aiutano anche a ridurre la probabilità di contrarre il cancro al colon. La fibra beneficia anche il sistema immunitario, promuovendo un microbioma intestinale sano. Quindi aggiungere un cucchiaio di semi di lino nel frullatore. Mangiare semi di lino è uno dei modi migliori per aiutare a purificare il colon. I semi di lino assorbono l'acqua e si espandono nel colon. Aiutano il passaggio delle feci attraverso il tratto intestinale e rimuovono le tossine mentre passano. I semi di lino sono anche ricchi di ALA, una forma di acidi grassi omega 3 che hanno proprietà antinfiammatorie e possono alleviare la sindrome dell'intestino irritabile. Quindi preparare i semi di chia e aggiungere un cucchiaio in una ciotola.
quindi aggiungere 3 cucchiai di acqua. Immergere i semi di chia per 10 minuti. I semi di chia hanno la capacità di assorbire l'acqua per creare una sostanza gelatinosa che facilita l'assorbimento dei nutrienti e libera il tratto intestinale. Sono ottimi per le persone inclini a rallentare la digestione e stitichezza. Inoltre, i semi di chia sono incredibili fonti di acidi grassi omega 3. Gli omega 3 sono grassi antinfiammatori che possono ridurre l'infiammazione del colon. Dopo 10 minuti, versare la ciotola di semi di chia imbevuti nel frullatore. Quindi aggiungere una tazza di acqua. Eseguire in frullatore e frullare fino a quando lo scio è completamente combinato. Versare il composto in una tazza e goderlo. Puoi anche aggiungere un cucchiaino di miele per addolcire la bevanda. Il meglio è consumarlo al mattino e a stomaco vuoto. Bevendolo, cercare anche di evitare carne rossa, zucchero raffinato e alcol.